L'Europa futura è anche il frutto della cittadinanza attiva che riusciamo a costruire con le nuove generazioni. E penso che la sfida l'abbiamo sostanzialmente vinta perché ci hanno sicuramente spiazzato in positivo questi giovani. L'anno scolastico giunge al termine, ma con il ritorno in presenza tanti istituti stanno approfittando per offrire agli studenti qualcosa in più oltre alle canoniche lezioni. Oggi al liceo Giordano Bruno di Arzano si è concluso con un incontro con l'eurodeputata Pina Picerno in diretta da Bruxelles un ciclo di seminari sulla cittadinanza attiva europea. Per scuola ambasciatori abbiamo organizzato dei seminari interattivi rivolti alle classi terze e quarte del nostro liceo e alle classi terze medie del territorio, animati da noi studenti ambasciatori. L'iniziativa innanzitutto è partita da un'attività che andava in parallelo rispetto a quelle che erano le attività del Parlamento europeo. Ci siamo occupati di curare l'aspetto social che è stato veicolato anche attraverso un canale giornalistico sul sito della Repubblica e quindi abbiamo cercato di coprire la fascia d'età più ampia possibile. I seminari hanno visto i ragazzi impegnati anche in un grande concorso nazionale sul tema Ribellati all'odio contro le discriminazioni su base razziale, religiosa o di genere e sono stati intitolati, non a caso, L'Europa per i giovani per l'Europa. Il protagonismo dei giovani va creato e vanno messi i giovani nelle condizioni per diventare e per essere poi soggetti attivi di questa costruzione dell'Europa. Non è un'Europa subita, ma un'Europa co-costruita insieme alle nuove generazioni. Nonostante le difficoltà legate al Covid, dunque anche da Arzano si guarda al futuro e all'Europa. Il liceo Giordano Bruno non si è mai fermato. Ora che sembra le cose vadano meglio, riusciamo a terminare queste meravigliose attività, come questa, dalle innumerevoli prospettive. Perché l'Unione Europea è la prospettiva nostra, la prospettiva dei nostri ragazzi.